Maroc, questa è la marca di questo aspirapolvere, che non è altro che un battimaterasso, battitappeti. In effetti è un aspirapolvere interessante perché è dotato di filo, compresa asciugo, bello lungo, ve lo faccio vedere. Lo vedete così perché io appena l'ho aperto lo sto utilizzando per il divano nella casa di sotto perché si doveva fare una bella pulizia. Infatti, come vedete, guardate, serbatoio. È bello pieno. Allora vi dico subito che comunque è 500 watt e ha una potenza di aspirazione di 13 kPa. Ah, bene, questo 13 kPa suona bene perché da studi fatti da alcuni laboratori un buon aspirapolvere è catalogato tra 13 e 24, 25, 27 kPa, se parliamo proprio di un'aspirazione esagerata, però è un buon aspirapolvere che si va a posizionare tra quelli che hanno una buona potenza, ma non è solo la potenza di aspirazione, ma l'importante è avere ad esempio una spazzola rotante. Questa qui ha dei profili in plastica, comunque in plastica morbida, in gomma, in silicone, chiamiamola come vogliamo, non c'è nelle specifiche, però ci consente di poter passare sui tappeti, ma in particolare sui divani, e aspirare di tutto. Allora vi dico che funziona bene. Fidatevi, perché vi ho lasciato la polvere dentro. Io ho pulito un divano che sembrava pulito, ma non era pulito. Sotto c'è anche una lampada, queste qui a raggi UVA, che sono studiate proprio per sterilizzare, sembra che ci sono batteri, quelle che usiamo ad esempio a volte nei kit per telefonino, per mettere il telefonino dentro, chiudiamo e lo dovremmo sterilizzare. Ok, perfetto. Ma quello che ci interessa è se realmente toglie la polvere. La polvere vi posso garantire che la leva. Basta sganciare il serbatoio in questo modo qua, non lo apro perché altrimenti succede il putiferio. Però vi voglio far vedere, aspettate, mi avvicino, non lo so se si vede, guardate, però c'è molta polvere all'interno. Ok, facciamo tutto maccheronicamente. Allora, vi faccio vedere il serbatoio con la polvere di cui vi parlavo. Guardate, guardate qui. Andiamo ad aprire, vediamo un attimino come si apre. Si preme il bottone, questo qui lo vedete, il bottone. Eccolo, si preme questo, si alza con attenzione, vedete? Questa è la parte superiore. Ora lo andiamo a depositare qui. Allora, la polvere di cui vi parlavo, guardate, dal divano è uscita questa polvere, quindi non vi dico sciocchezze, attenzione perché la andiamo a buttare nella spazzatura. Vi ho fatto vedere anche come è uscita, quindi questo lo possiamo completamente lavare. Qui dentro, vedete? Eccolo qua, lo vedete quel filtro nero di cui vi parlavo, c'è prima un primo stadio di aspirazione per i peli, qui c'è una bella guarnizione in silicone e qui troviamo il filtro, vedete quello di cui vi parlavo, questo qui anche lo possiamo lavare, però è ancora, vedete, aspirato tantissima, tantissima spazzatura, però noi lo andiamo a lavare perché poi ve lo voglio far vedere bene da vicino anche durante l'utilizzo, anche su un altro divano eventualmente. Allora, io l'ho un pochettino ripulito, l'ho un pochettino smontato, vedete questo filtro che è uscito dalla scatola, ce ne sono due, oltre a questo ce n'è un altro, poi abbiamo il filtro quello là che vi avevo fatto vedere nel serbatoio che ho provveduto a pulire, vedete? E quindi non ci resta che montare il tutto. Allora, vi volevo dire una cosa importante, oltre alla luce, vedete? UVA per la sterilizzazione, abbiamo anche un filtro ultrasonico che sinceramente non ho ben capito che tipo di pulizia effettua, però abbiamo la spazzola che però qui si sgancia, vedete, per pulirla, però attenzione perché quando la apriamo qui c'è una catena dentata, quindi non la possiamo proprio togliere, cioè la possiamo anche smontare perché è riportato anche nel manuale delle istruzioni, però non spiega molto bene alcune cose, vedete, la spazzola si può tranquillamente togliere, però poi bisogna ricollegare la cinghia, bisogna ricollegare la cinghia, ma attenzione, si pulisce facilmente, basta un po' sollevarlo, tranquillamente lo puliamo perché questo ha diciamo un fulcro in o meglio, c'ha un gambo in alluminio e poi vedete i profili sono in silicone un pochettino più rigido. E questo qua consente un'ottima pulizia sul divano perché vi ho fatto vedere prima la polvere che è uscita da dentro. Quindi, una volta montato, sarà semplicissimo. Vedete, in questo modo qua si monta, si aggancia, vedete? E il gioco è fatto, cioè Allora, facilissimo. ora ve lo faccio vedere in funzione. Allora, basta premere il tasto di accensione. Qui vediamo il display che ci dà tutte le informazioni, anche lo stato della pulizia. Si consiglia sempre la prima volta di utilizzarlo 3 volte a settimana. Poi, mano a mano, la spazzatura, come dice il manuale, dovrebbe diminuire perché poi dovrebbe andare a pulire la zona. Allora,
Abbiamo anche la possibilità di vedere, comunque, anche catturare gli agari della polvere, e quindi vengono direttamente inseriti all'interno del secchio che poi andremo a buttare. Quindi basta premere direttamente il bottone, vedete? Ci sono tutte le informazioni, lo stato di pulizia in questo caso ci dice verde perché non sta aspirando niente, vedete, anche 0%, quindi non sta aspirando niente. Sta utilizzando solo il sistema ultrasonico, però se noi lo andiamo a posizionare sul divano, ad esempio se lo andiamo a posizionare sul divano, vedrete che comunque qui inizierà a lampeggiare, inizierà a clean status, diventerà rosso perché andrà il sensore a vedere comunque che c'è la polvere. Quindi ci consigliano sempre di prima appoggiarlo e poi accenderlo, quindi in questo caso lo accendiamo, vedete? Non bisogna premere. In questo caso il divano vi posso garantire che è pulito, vedete, però comunque tira leggermente una sottile sfoglia di polvere, ma sottilissima, credetemi, io l'ho lavato questo, ve l'ho fatto vedere pulito, ma è sottilissima perché c'è pochissima polvere su questo divano. Allora ci siamo spostati in un'altra location, vedete, sempre la stessa polvere, non ho cambiato nulla, non ho fatto nulla, la vedete, c'è quello sottile velo di polvere che vi ho fatto vedere prima quando abbiamo fatto il primo divano. Andiamo ad accendere. Allora, come vedete, nonostante questo divano è anche nuovo, ma utilizzato da un mese, quindi è veramente pulito, vedete, c'è questa sottile, vedete, sfoglia di polvere che è stata, diciamo, catturata. Allora, una cosa che ci tengo a dire, stavo quasi per chiudere la recensione, una cosa molto importante, se avete un letto con la tastiera, ad esempio con i cuscini, ve la faccio vedere, potreste pensare che questi sono puliti. Ovviamente per chi vuole fare una pulizia ogni 2-3 giorni per non lavarli sempre, per non rovinarli, ha bisogno comunque di un aspirapolvere per poter pulire i nostri cuscini, quindi possiamo tranquillamente utilizzare questo. Allora, scusatemi se mi sono messo davanti alla telecamera. Allora, vi dico subito che prima si era accesa anche la spia questa qui, che è diventata rossa, degli acari. Però vi dico subito, ve lo dico senza mezzi termini, vi faccio vedere il serbatoio, un attimo solo. Scusate, ma sono in una parte molto stretta. Guardate qua. Già la polvere è iniziato, guardate. Cioè inizia a cadere, guardate. Eccola qua. Guardate qui, già ha iniziato a tirare molta polvere da questa zona di questi cuscini. Quindi è un ottimo prodotto, indicato anche per pulire le tessere del letto.